Eccoti qui. Come hai fatto? Ma che posto è questo? Non lo so, ma ho trovato questa cosa sopra quella bacinella. Non è una bacinella. È un pensatoio per vedere i ricordi. Mi chiedo... Fa come me. È tutto pronto. È nascosta bene? Fin troppo. Mi chiedo se il percorso che abbiamo creato sia impossibile da seguire. Solo per coloro che non vedono le tracce della magia antica, e io le vedo. Poter vedere ciò che gli altri non vedono non basterà a Percival. A chi affronta questo cammino affidiamo dei segreti potentissimi e conoscenze che altri faranno di tutto per avere. Sì. E se abbiamo ragione, Charles, la strega o il mago che supererà le prove meriterà di ottenere quella conoscenza, e quindi la responsabilità che ne deriva. Abbiamo fatto il possibile. È questo che vedi? Il bagliore che li circondava? Ah, sì, signore. Stupefacente. Posso vedere la magia. Tracce di magia antica, per la precisione. Miriam ha sempre saputo che questa magia era reale, ma non ha potuto. Miriam e forse anche George sono morti mentre cercavano un sapere assopito da secoli. E pare che sia tu la chiave per capirne il motivo. Noi... Sembra tutto molto diverso rispetto a com'era un attimo fa. Arriva qualcuno. Chi erano? Non lo so. Ma, signore, lei non dovrebbe trovarsi qui. Proprio come pensavo. Ranrock. Sembra proprio che la mia reputazione mi preceda. Pensavo che nessuno sarebbe venuto alla camera blindata di Rackham. E tu perché sei qui? Questo non ti riguarda. Basta che mi consegnate quello che avete trovato qui e metteremo una pietra sul passato. Signore, loro avevano la chiave. Scegli con cura le tue prossime parole. Io dico solo che le istruzioni per la camera blindata 12 erano chiare. Signore, devo proprio insistere. Posso far entrare solamente chi è in possesso della chiave. E lei non... Non ho pazienza per i traditori. Ora... Dove eravamo? Io non ti darò niente. Beh, allora forse il tuo giovane amico sarà più collaborativo.
Va tutto bene? Sì, signore. Non ho mai visto un goblin tanto potente. Sembra che la mia magia non lo scalfisca nemmeno. Ma dove siamo? Non può essere. Chi ha preparato il pensatoio, il medaglione e il modo per raggiungerli? Voleva che qualcuno con la tua abilità arrivasse qui. Vieni alla cerimonia di smistamento. Bene, lo smistamento non è cominciato. Non sono un esperto, ma così mi sembra più appropriato. Ora devo studiare questo medaglione, ma prima contatterò il ministero. Riferirò di George e avviserò di Ranrock. Per adesso, quello che è successo stasera deve rimanere fra me e te. Sì, signore. Grazie. Pronto per la cerimonia? Phineas Nigellus Black. Preparati a incontrare il preside. Fig, grazie per averci raggiunto. Lo smistamento è finito. Abbiamo avuto problemi. Dei problemi? Il fatto è che con ora basta! Coi goblin. E basta con le dicerie. Fig, ormai sto perdendo tutta la pazienza che avevo. Se avrai fortuna, allora forse faremo in tempo a smistarti stasera. Mi farò vivo. Professoressa Weasley, c'è una persona da smistare. Benvenuto, sei giusto in tempo. Siediti pure. Ah, sì. Sei un po' più grande degli altri, vero? Arrivi qui con preferenze e preconcetti. Con certe aspettative, per così dire. Non vedo l'ora di conoscere i professori e iniziare i miei studi a Hogwarts. Bene. Hogwarts ha molto da offrire a chi desidera apprendere. Ciò che imparerà in aula ti preparerà ad affrontare le sfide al di fuori di essa. Chissà. Avverto qualcosa in te. Un senso di
di cosa si tratta. Un senso di avventura? Mi piace pensare di non avere paura di niente. Hai un cuore coraggioso. Straordinariamente audace. L'ignoto non ti spaventa, come anche andare avanti da solo, se necessario. Forse appartieni a Grifondoro. Sei disposto ad andare avanti anche da solo, se necessario. Sarà meglio... Grifondoro! Ancora una cosa. A causa di uno sfortunato incidente nelle finali di primavera, questa stagione di Quidditch è stata cancellata. Silenzio! Non vi sto in alcun modo proibendo di volare, ma non mi tentate. Siete qui per concentrarvi sul vostro futuro accademico. Avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani. Ho detto, avrete di certo molto da fare prima delle lezioni di domani! Che entrata in scena! È un piacere conoscerti. Sono... Professoressa, potrebbe mostrare la sala comune al nuovo arrivo? Con molto piacere. Come dicevo, professoressa Weasley, è un piacere. Piacere mio, professoressa. In qualità di vicepreside, è mio onore mostrarti la tua sala comune. Per di qua. È molto insolito che qualcuno inizi dal quinto anno. Sarà una vera avventura. Già, non vedo l'ora. Ricordo ancora la prima volta nella sala comune di Grifondoro. Era una Grifondoro? Io sono una Grifondoro. Da ragazza non ricordavo mai la parola d'ordine. Che parola? Parola d'ordine? La parola d'ordine è grata domum. Grata domum. Puoi entrare. Ben fatto. Ora, entra e va a dormire. Domani sarà un gran giorno. Tornerò domattina per accompagnarti alla prima lezione. Grazie, professoressa. Di niente. Passa una buona prima notte a Hogwarts. Sogni d'oro. Non c'è più nessuno qui. Meglio andare alla sala comune.
Ora, in che direzione è la sala comune? Sono tutti così preoccupati. È del tutto sicuro. Ehi, ciao! Non far caso a me. Mi piace cambiare punto di osservazione di tanto in tanto, vedere le cose da una prospettiva diversa. Una volta sono arrivata in cima alla torre di Grifondoro, dall'esterno e senza scopa. Oh, cielo! Comunque io sono Nelly Hogsbeard. Ho sentito parlare di cosa ti è successo sulla strada per Hogwarts. È tutto vero? La storia del drago, intendo. Sì, la nostra carrozza è stata attaccata da un drago. Caspita, non riesco a crederci. Davvero emozionante e terrificante. Comunque, Grifondoro, così come Hogwarts, aveva bisogno di un po' di emozioni forti, a mio parere. Cosa si dice in giro del mio viaggio a Hogwarts? Che sei sfuggito all'attacco di un drago? Non è abbastanza? Di solito arriviamo col treno o in barca, e senza dover sfuggire alle fauci di un drago. La curiosità è normale. Le notizie viaggiano veloce a Hogwarts. Ne deduco che tu non soffra di vertigini. Lo faccio da sempre. Quando avevo 5 anni, mia madre mi ritrovò sul tetto. A oggi non so ancora come ho fatto ad arrivarci. Ma qui, con tutti i corridoi e le sale presenti nel castello e le creature che si aggirano nel parco, non serve certo scalare una torre per vedere cose incredibili. Immagino che la maggior parte degli studenti non abbia mai visto un drago. E tu? Oh, cielo, no! E non è normale che attacchino le carrozze. Sarà perché non c'è abbastanza carne dentro. Ci vedremo sicuramente in giro. O nella sala comune, o quando scalerai la tua prossima torre. Chissà. Intanto a presto. Credo che l'Allium lo faccia apposta, mentre... Ah, forse dovrei... Dove sbaglio? Non è un incantesimo complicato. Dovrei riuscire a lanciarlo senza pronunciare la formula. Perché non funziona? Ma ciao, benvenuto a Grifondoro. Io sono Cressida. Piacere di conoscerti, Cressida. Che entrata teatrale ieri sera alla cerimonia di smistamento. Ce l'hai fatta per un pelo, eh? È vero che sei il pupillo del professor Fig? Non direi proprio così, ma ho studiato un po' con lui prima di arrivare qui. Cavolo! Speravo ti avesse dato qualche dritta sugli incantesimi non verbali. Era quello che stavi tentando di fare poco fa. Ah, sì, ma ho qualche difficoltà. So lanciare l'incantesimo con la formula, ma senza... è un po' più problematico. Non preoccuparti. Alla fine ce la farai. Lo spero proprio. Se ci riuscissi, il professor Ronen rimarrebbe a bocca aperta. Beh, continuerò a provare. È davvero così difficile lanciare magie non verbali? Oh sì, bisogna farlo bene, altrimenti i risultati potrebbero essere, diciamo, imbarazzanti. Una volta ho provato a lanciare depulso senza parlare su un calice nella sala grande e ho finito per lanciare un budino in faccia al professor Sharp. Non ha gradito.
È usuale che gli studenti lancino magie non verbali? Per nulla. Gli incantesimi non verbali sono materia per gli studenti del sesto anno qui a Hogwarts. E anche per loro non è affatto semplice. Io cerco solo di portarmi un po' avanti. Beh, allora buona fortuna. È stato un piacere, Cressida. Anche per me. Buon primo giorno! Fidatevi di me, vi piacerà! Davvero non vuoi provarla? L'ho distillata io! Salve, sei il nuovo studente del quinto anno. Lieto di conoscerti, sono Garrett Weasley. Ho saputo di quello che ti è successo mentre venivi qui. Per fortuna tu e Fig state bene. È vero che in carrozza con voi c'era qualcuno del ministero? Sì, un amico del professor Fig. Non volevo essere indiscreto. Che bestiaccia, i draghi. Mi fa piacere che tu sia qui. Grazie, Garrett. Anch'io lo sono. Per caso sei parente della professoressa Weasley? Sì, è mia zia. Deve essere bello avere una zia come professoressa. È quello che pensano tutti. Zia Matilda tende a trattarmi come se fossi ancora una matricola. Mi sta sempre addosso. È un po' soffocante, a essere sinceri. Ma so che lo fa per il mio bene, ed è una strega incredibilmente potente. Farà di tutto per proteggerti. Stai bevendo burro birra per colazione? Eh? Oh no, sto perfezionando una ricetta che ho creato questa estate. Ci sono quasi, a giudicare da certe reazioni potrebbe richiedere ancora un po' di lavoro. Sembra che ti piaccia preparare pozioni. Devo dedurne che hai talento per questa branca della magia? Beh, dal punto di vista della preparazione non c'è molta differenza tra una burro-birra modificata e una pozione rigeneratrice. Anche se non sono sicuro che il professor Sharp vedrebbe il collegamento, non ci crederai, ma non apprezza molto la mia... creatività. È stato un piacere conoscerti, Garrett, e grazie per le informazioni su tua zia. Piacere mio. Buona fortuna per oggi. Nuovo Grifondoro, la professoressa Weasley ti attende davanti alla sala comune. Buongiorno, tutto pronto per il tuo primo giorno a Hogwarts? È tanto che sognavo questo giorno. Mi sembra incredibile essere qui. Beh, credici. E goditela più che puoi. Non avrai un altro primo giorno a Hogwarts. Visto che inizierai direttamente dai corsi del quinto anno, dovrai rimetterti in pari con i tuoi compagni e non restare indietro. Specialmente perché alla fine di quest'anno dovrai superare i gufo. Gufo? Sì, il giudizio unico per fattucchieri ordinari. Dall'esito dell'esame dipenderà la tua futura carriera. Dopo aver discusso con il preside e l'ufficio per l'istruzione magica del ministero, abbiamo pensato a un sistema straordinario per garantire il tuo successo negli studi. Ecco qui! Una guida pratica alla magia. Ti aiuterà a tenere traccia di ciò che hai imparato, così potrai padroneggiare ogni materia del quinto anno. Farai bene a sfruttare al massimo questa risorsa incredibilmente preziosa. Grazie, professoressa, ma che significa che terrà traccia di ciò che imparo? Forse vederla in azione risponderà a tutti i tuoi interrogativi. Seguimi, ti mostrerò di cosa parlo. Da questa parte. La guida ti darà l'opportunità di esercitarti nella magia e ti farà conoscere la storia del mondo magico.
Mi sarebbe piaciuto avere qualcosa come la guida pratica quando ero una studentessa. Usare la guida ti insegnerà anche a prestare attenzione a ciò che ti circonda. Cerca di stare al passo. Ah, sembra che la guida abbia delle informazioni per te su quel dipinto del povero Baruffio. Lancia Revelio sul quadro e vediamo cosa dice la guida. Revelio! Ingegnoso, vero? Revelio! Tieni gli occhi aperti e troverai tante opportunità come questa, dentro e fuori il castello. Non perdiamo tempo! Devi andare a lezione! Tempismo perfetto. Ti mostrerò come usare le fiamme della metropolvere per spostarti più rapidamente. La tua guida pratica contiene una mappa del castello. Aprila e cerca la sala centrale. Ed eccoci qua. Un bel risparmio di tempo. Queste scale conducono dirette alla sala centrale. Da lì è possibile raggiungere velocemente qualsiasi punto del castello. Qui l'attività ferve sempre. È il cuore dell'alveare, la nostra stazione di King's Cross, per così dire. Per ora è tutto.
Oggi il tuo orario prevede 2 lezioni. Dovrai seguire incantesimi e difesa contro le arti oscure. E vorrei che tu andassi a Hogsmeade il prima possibile per sostituire il materiale scolastico che hai perso per strada. Cosa imparerò a lezione di incantesimi? Esattamente quello che ti aspetti. Magie, incantesimi, fatture. Utilissimi. Penso che il professor Ronan ti piacerà. È un mago simpatico e perspicace. È un bravissimo insegnante. Potrebbe dirmi qualcosa di più su difesa contro le arti oscure? Il corso di difesa contro le arti oscure si concentra sui metodi per difendersi dai mali che sono in agguato oltre queste mura. La padronanza della difesa contro le arti oscure è indispensabile per gli aspiranti Auror. Fortunatamente, l'insegnamento di questa disciplina è affidato alla professoressa Eckhart, una docente di grande bravura. Ha per caso detto Hogsmeade, professoressa? È l'unico paese in tutta la Gran Bretagna abitato unicamente da maghi e streghe e ospita negozi e pub. Troverai tutti i materiali scolastici di cui hai bisogno a Hogsmeade. Immagino che a suo tempo ci andrai anche per gustarti una burro birra in compagnia. Grazie, professoressa Weasley. È molto da assimilare il primo giorno e hai tanto da imparare. Fortunatamente, i tuoi professori hanno accettato di assegnarti degli incarichi aggiuntivi. Recupererai in men che non si dica. A giudicare da come hai usato Revelio poco fa, direi che il professor Fig è riuscito almeno a insegnarti le basi. Sì, professoressa. È stato molto vago circa gli eventi che hanno preceduto il vostro arrivo, in particolare su ciò che è successo dopo l'attacco del drago. Sospetto che la storia vada ben oltre la ricerca di oggetti e una deviazione nel viaggio verso il castello. Abbiamo fatto una piccola deviazione venendo qui. Abbiamo esplorato delle rovine e non posso aggiungere altro. Delle rovine, eh? Beh, immagino che il professor Fig abbia i suoi motivi per questo riserbo sui dettagli. Parli del diavolo? Professor Fig! Scommetto che le fischiavano le orecchie. Oh, sì? Sì. Si direbbe che lei abbia fornito al nostro nuovo arrivo delle solide basi nel lancio degli incantesimi. Ah, temo di non potermene prendere tutto il merito, professoressa. La sua predisposizione alla magia è più unica che rara. Beh, sono felice che siate arrivati sani e salvi. Ci sono fior di barche e carrozze per arrivare a Hogwarts, e lei invece ha scelto di incrociare un drago. Non direi si sia trattata di una nostra scelta, professoressa. Purtroppo è stato il drago a scegliere noi. Beh, basta chiacchierare. Devo andare in classe anch'io. Professor Fig, posso contare su di lei per una spiegazione della mappa della guida pratica? Certamente. Grazie. Buona fortuna. E ricorda di usare la guida pratica. Il suo aiuto ti sarà prezioso. E lo sarà anche per me. La userò per tenermi aggiornata sui tuoi progressi. Sì, professoressa. Segui le 2 lezioni di oggi e vieni a cercarmi in aula quando avrai finito. Ti spiegherò meglio gli incarichi di cui ti parlavo. E vedremo di organizzarti un viaggetto a Hogsmeade per quei materiali. Professore, che bello vederla. Piacere mio. Speravo proprio di incrociarti oggi prima che ti immergessi completamente negli studi. Parlavi di esplorare delle rovine con la professoressa Weasley? Mi ha preso alla sprovvista, ma non le ho detto altro sui nostri viaggi laggiù. Credo che sospetti che non siamo stati del tutto sinceri al riguardo. Sì, beh, la professoressa Weasley è una strega brillante e acuta. Hai fatto bene a tenere per te i dettagli per ora. Non sappiamo dove condurrà l'impresa in cui ci siamo imbarcati. Potrebbe richiedere più flessibilità coi tempi di quanto lei voglia concederti. E potrebbe sentirsi costretta a riferire al preside dei dettagli che sarebbe meglio rimanessero fra noi. Capito, professore. Bene. Tu hai talento, è vero.
ma proprio per questo hai l'obbligo morale di addestrarti al meglio. Fortunatamente hai a disposizione un'ottima squadra di streghe e maghi pronta a guidarti. Parlando di guide, devo dirti una cosa onde evitare un altro rimprovero della professoressa Weasley. Vorrei mostrarti l'incantesimo che abbiamo incluso nella mappa della guida pratica. Aprila e dacci uno sguardo. La mappa è incantata, ti aiuterà a trovare la strada. Mi tornerà molto utile. Grazie mille. Bene, direi che ti aspetta una giornata intensa tra le lezioni e la visita a Hogsmeade per comprare i materiali, inclusa la bacchetta. Il signor Ollivander ti piacerà, è un artigiano eccezionale e mio buon amico. Quando avrò scoperto qualcosa sul nostro misterioso medaglione, te lo farò sapere. Per adesso concentrati sulle lezioni e fa attenzione in classe. Ciò che impari tra queste mura servirà ben più che superare il gufo. Come dico sempre, viaggiare apre la mente. Credimi! Cerchiamo di non perdere la testa. Revelio! Ehi! Dietro di te! È rimasto un posto libero. Grazie. Ciao, sono Natti. Quindi sei tu il nuovo studente. Hai già conosciuto il professor Rowling? Possiamo iniziare? Benvenuti al quinto anno di incantesimi. Bene, sarà un anno fondamentale per la vostra formazione in questa arte magica. Ma io sono certo che saprete affrontarlo con la passione e il rigore necessari per una simile sfida. Bene, ragazzi, adesso aprite i vostri libri alla pagina 517. Ma prima di iniziare, qualcuno di voi sa qual è la differenza tra le formule dell'incantesimo cambia colore e quello di crescita? Nessuno? Proprio nessuno? Temo proprio che ora sia un po' troppo tardi per studiare. L'estate ha fatto molto male alla vostra preparazione. Si direbbe che durante le vacanze vi siate lanciati oblivion a vicenda. Almeno
Sapete fare un incantesimo di appello? Sono le basi. Beh, vedo che sarà necessario un bel ripasso. Trovatevi un compagno e prendete posizione ai lati opposti dell'aula. Ora useremo quei libri come fossero gli oggetti contundenti che pensate che siano e a turno eseguite un'evocazione per toglierli di mano all'altro. Basterà un libro per ogni coppia di studenti, signorina Day. Grazie, torna a posto ora. Accio! Niente male. Impari davvero in fretta. In te vedo del potenziale, ma ricorda, non serve senza allenamento. Insisti e potrai sfidare la signorina Onai. Ben fatto, per oggi abbiamo finito. Beh, visto che avete tutti acquisito le basi e che è una giornata davvero splendida, stavo pensando che potremmo concederci una piccola escursione per goderci una bella boccata d'aria fresca. Seguitemi! Ritengo che divertimento e maestria siano aspetti complementari. Qualsiasi giocatore di Quidditch sarebbe concorde. Beh, niente di meglio di un po' di sport per esercitarsi con l'incantesimo di appello, vero? Che ne dite se iniziasse il nostro nuovo arrivo? È molto semplice. Lancia accio su una delle sfere, poi arresta l'incantesimo quando la sfera è dove vuoi tu. Bene, pensa di essere di fronte a delle gobbie, ma invece di tirarle lontano cerchi di attrarle verso di te. Il trucco è riuscire ad attirare la sfera il più vicino possibile, ma non oltre il limite o cadrà, capito? Potrei andare avanti con la teoria tutto il giorno, ma non c'è niente di più utile della pratica. Su, facci vedere. Faccio! Ben fatto! Mantieni la concentrazione! Splendido! Ecco, così! Molto bene, punti per Grifondoro! Ma non c'è divertimento senza un po' di sana e amichevole competizione? Signorina Onai, ti va di fare gli onori di casa? Vieni, vieni! Tu sarai il blu come prima, mentre la signorina Onai sarà il rosso, va bene? Sì, signore. Concedo. Accio! Così si fa.
faccio! Splendido! Che ne dici se rendiamo tutto più interessante? Mi pare che siamo già oltre l'interessante. Già. Basta chiacchiere, è ora di concentrarsi. Questo è il round decisivo. Ecco qui! Ecco così. Concentro. Così si fa. Piuttosto notevole. Molto bene, voi due, molto bene. La lezione è terminata. Ricordate di prendere le vostre cose. Bella partita. Devo ammettere che avevo sottovalutato il tuo talento. Ci ho messo settimane per imparare bene accio. Quando mi sono trasferita, non ne imbroccavo una. Dopo un po' diventa più facile, te l'assicuro. Così mi consoli. Sono molte le cose a cui devo abituarmi. Altro che... Ricordo bene come mi sentivo quando sono arrivata. Mi sono trasferita qui da Ouagadou poco prima di iniziare il quarto anno. A mia madre è stata offerta la cattedra di divinazione. Così abbiamo lasciato l'Uganda per venire dall'altra parte del mondo in una nuova scuola, un nuovo paese. Ouagadou è un castello come Hogwarts? Il suo indirizzo è Montagne della Luna. Non è un castello, ma uno splendido edificio scolpito nel fianco della montagna. Ricordo la prima volta che l'ho vista. C'era una nebbia così fitta che non distinguevo nulla. E poi, di fronte a me, si è materializzata questa scuola enorme che sembrava fluttuare a mezz'aria. Ouagadou è molto più grande di Hogwarts. Ouagadou è la scuola di magia più grande del mondo. Quindi, sì... È decisamente più grande di Hogwarts. Ma non mi è mai sembrata ostile o minacciosa. Mi ci sono sempre sentita a casa. Forse è una domanda strana, ma a Ouagadou la magia è come qui? Grosso modo sì. Ma ho dovuto imparare a usare una bacchetta quando sono arrivata qui. A Ouagadou non le usa nessuno. Puoi lanciare magie senza bacchetta? Oh, sì. Trovo che la magia lanciata senza bacchette sia molto più istintiva. E poi è comoda, visto che puoi usarla sempre. Devo ammettere, però, che usare una bacchetta comincia a piacermi. Sembra molto teatrale. Che bello conoscere un'altra scuola di magia. Grazie per avermelo chiesto. Ouagadou mi manca, ma sono felice di essere a Hogwarts. Ah,
credo che il professor Ronan voglia parlarti. Meglio non farlo aspettare. Ci si vede in giro. Ovviamente, permetti una parola anche sugli umani, se ti va. Voleva parlarmi, professore? Sì. Immagino che la prima lezione di incantesimi ti sia piaciuta. Beh, non mi aspettavo che la lezione sarebbe stata una gara all'aperto, signore. Che gusto c'è nel fare ciò che è previsto. Complimenti, hai battuto una studentessa dotata come la signorina Onai. Grazie, professore. È stata una bella partita. La signorina Onai è un'avversaria tenace, anche se mi sembra un po' distratta ultimamente. La professoressa Weasley ha chiesto ai professori di fornirti alcuni insegnamenti al di fuori del curriculum ordinario. Presto ti contatterò per assegnarti un compito speciale. Lo sto ancora preparando. Revelio! Ciao!